riferimento per chiunque nuoti in Italia, per i ragazzi, ma riferimento anche oramai al di là dell'ambito natatorio, visto la statura di personaggio che ha assunto questa ragazza. Gara in ogni caso interessante non solo per lei, come tu dicevi, la Filippi è rientrata in buona condizione, una Alice Nesti davvero convincente in questa prima parte di 2011-2012, gara aperta anche per le medaglie. E allora saliamo sul blocchetto di partenza. Ha aspettato fino all'ultimo secondo utile Federica prima di posizionarsi sul blocchetto e poi con grande slancio comincia qui la propria prova. La prima vasca interlocutoria, dalla seconda in poi piano piano capiremo il tipo di atteggiamento, il tipo di gara che vorrà fare Federica. Ha notato in allenamento pochi giorni fa 4.04, aiutata però dai compagni di squadra. Rossetto le ha fatto fare 100 metri da sole, poi le ha affiancato i vari Dotto, Magnini, Santucci per renderle stimolante la prova. È uscita estremamente convinta da questo 4.04, una bracciata che è tornata a essere più lunga rispetto al passato. Il passaggio intanto 28.77 riferimento, ma importantissimo capire il secondo 50 metri, quello in cui in genere imposta la velocità che porterà fino ai 50 metri al termine. Controlliamo il tempo, non lasciamoci ingannare per il momento dal distacco che Federica ha nei confronti delle altre. Siamo sotto al minuto 59.05 ai 100. Beh, passaggio perfetto è quello che deve provare, ovvero un 400 in cui forza leggermente il passaggio per capire quelle che saranno le sensazioni nella seconda parte nuotata. A livello tecnico fino adesso davvero molto bella, un'azione lunga accompagnata dalla classica forza, a forza che ha sempre contraddistinto l'azione di Federica Pellegrini. Ai 150 metri Federica vira in 1.29.82, ancora più significativa sarà la prossima virata, quella di metà gara, poi mancheranno 4 vasche alla termine delle sue fatiche. 30.77, continua a mantenere un passo più o meno costante. L'anno scorso tantissimo lavoro di fondo con Luca e quest'anno rientro anche in palestra per potenziarsi, per incrementare anche la resistenza specifica alle sue gare 200 e 400. Questo la deve rendere più forte in assoluto anche nel non temere un passaggio veloce. 2.00.92, sale leggermente questo 50. 2.00.92, oltre il 31 per coprire il 50 appena concluso per una Federica Pellegrini che nella prossima vasca ci dirà se man mano va scemando l'intensità della propria azione oppure no. E dietro a gara estremamente intensa con Nesti, De Memme, Pierozzi e Filippi, chiuse tra il 2.4.79 della Toscana e il 2.5.97 della Filippi, 4.30 in un secondo per giocarsi le altre due medaglie, con Alice Nesti che sta spingendo molto bene, sta cercando di venire via. Rallenta ancora la Pellegrini al di sopra dei 31 secondi e qua sarebbe davvero importantissimo avere un riferimento per stimolarla, perché sta andando verso una prestazione un po' al di sopra delle attese. Stadio del nuoto di Riccione con Federica Pellegrini impegnata nella finale dei 400 stile libero. È la virata dei 300 che vede la campionessa del mondo a 3.03.68, un abisso scavato rispetto alle altre, ma quello che interessa in questo momento è vedere il riferimento cronometrico di Federica rispetto al resto del mondo. È stato un terzo 100 abbastanza pesante per lei, al limite dell'1.3 leggermente sotto. Ci vuole un ultimo 100 da un minuto e pochi decimi per chiudere in maniera convincente il 400 di oggi. In gara, lo ricordiamo, c'è anche una Alessia Filippi che gareggia in corsia 4 e che sembra sempre più ritrovata, mentre Federica Pellegrini transita in 3.35 e 19 ai 350 metri. Ne mancano 50 alla fine, si è stabilizzata intorno alla 31.5. Federica che ora spingerà un po' di più nell'ultima vasca, quella che la porterà a vincere il titolo di
campionessa italiana, ma soprattutto a confrontare il suo tempo rispetto a quelli che nel panorama mondiale stanno venendo fuori nelle varie nazioni. Federica Pellegrini impegnata nelle ultime bracciate, Federica che chiude in 4:05:70 ed è un tempo comunque di tutto rispetto per il periodo della stagione, per il momento della preparazione e soprattutto perché la pone allo stesso livello delle altre grandi campionesse.